Volevo ragionare sul conflitto. Se noi ci pensiamo, ogni nostro problema è un conflitto. Due forze e non sappiamo bene in che direzione andare. Oppure una che vorrebbe andare e l'altra che blocca. Un desiderio, un bisogno, una qualche direzione che non riusciamo a seguire. E cosa succede? Cerchiamo di trovare la soluzione, cerchiamo di risolvere il problema e non ci accorgiamo che questo cercare di risolvere il problema è il problema. Noi dovremmo restare in contatto, proprio lì, alla superficie del contatto con... nel luogo dove il conflitto si sta generando, dove le due, come se fossimo un bivio, no? Se tu vuoi prendere una direzione o l'altra, devi stare lì, proprio dove il bivio si biforca, dove si crea. Quindi stai lì, stai in contatto. Stai in contatto, riconosci il conflitto come si manifesta, le sensazioni fisiche, le sensazioni più profonde, emotive. I pensieri che genera, chi lo sta vivendo dentro di te, quale parte di te, quale storia stai ripetendo, stai lì, osserva, ascolta e ti accorgerai che il passo necessario è quello di accettare dove sei. Quando tu comprendi che accettare dove sei è il primo passo per andare oltre, sei a buon punto. Allora cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che senti una forza che ti spinge, senti, ti arriva un insight, ti arriva una visione, ti arriva un lampo che chiarisce l'oscurità, perché la soluzione è sempre un due che si fa uno, la soluzione è sempre andare oltre. Transgredire, passare oltre, accorgendosi che in realtà un conflitto non sono due parti da scegliere una l'altra, ma sono due forze che ti indicano la direzione nella quale andare, e questa direzione viene dal profondo, questa direzione è un flusso che viene da dentro e che tu puoi sentire e seguire solo se rinuncia a focalizzarti sul problema, solo se rinuncia a credere che sei tu che devi trovare la soluzione. Stai in contatto e ti affidi e nasce da dentro la direzione che ti porta oltre, esattamente come il fiume che scorre.